Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i Gamberetti, episodio numero 53, signori. Buon lunedì e buon inizio della settimana a tutti quanti. Allora, signori, prima di partire col video, io vi ricordo che dallo scorso video abbiamo iniziato a portare il nuovo format dei nostri Gamberetti, ovvero ci andremo a giocare due partite, o meglio, una la giocheremo e una la simuleremo, in modo tale da accelerare un attimino la stagione, perché siamo ancora a dicembre 2021 e siamo ancora in League One, dobbiamo ancora raggiungere la Championship e la Premier, che quale sarà il momento clou di questa serie. Quindi, signori, io intanto detto questo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live. E vi ricordo di seguirmi anche sul canale Quello Viola delle live, che ogni tanto ci dilettiamo a giocare anche lì. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Allora, noi oggi ci aspetta una partita in coppa che giochiamo in casa e una partita in campionato che andiamo a giocare anche questa in casa. Quindi io direi, ci giochiamo la coppa, che potrebbe essere interessante. La partita in campionato invece l'andiamo a simulare, che comunque siamo avanti come se non ci fosse un domani. E proprio per questo motivo, chi è che si lamenta? Spike. Le tue critiche sono fuori posto. Yeah, bella, becca, becca e stai zitto, mamma mia, sempre pronti a criticare tutto, tutto e tutti quanti. Allora, signori, sistemo la rosa, faccio giocare principalmente i panchinari, quelli che non vedono il campo nemmeno col binocolo, e ci vediamo in campo, signori. Ok, signori, si parte. Calcio d'inizio contro il Bradford. Allora, ho messo in campo per i giocatori che non vedevano il campo da forse non si sa da quale anno, però a centrocampo stiamo giocando con Osongo e Diagu Gurara, che boh, forse si erano già dati alla coltivazione di olivi nelle loro culture, nelle loro proprietà nella Gran Bretagna. E, però va bene, sta giocando anche Spike, che aveva rotto fino all'ultimo centimetro il nostro portiere di riserva, che voleva giocare per forza. Speriamo che si comporti bene. E sta giocando anche il nonno Miura, che dovremo portare fino a 60 anni, signori. Quindi devo cercare di rinnovargli il contratto. Off camera, devo ricordarmi di rinnovargli il contratto, perché deve giocare con noi fino a 60 anni, signori. Deve essere il giocatore più vecchio della storia di qualsiasi serie di FIFA. E ce lo dobbiamo avere solamente noi, signori. Allora, intanto non perdiamo tempo, non distraiamoci troppo, perché comunque è una partita da vincere. Dai, 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 dai. Grande zio, grande zio, grande zio, grande zio, grande zio, chi c'è? Non c'è nessuno, chi c'è? Non c'è nessuno, mannaggia a voi, chi non me lo dice io. Ragioniere Scott, Ugo, che cazzo lo fai? Attenzione, il nostro ragioniere ha fatto un mega scatto, è entrato in aria, si ferma, guarda al centro il tiro. No, ma che un colpo da pallavolo del portiere, già mi stavo esaltando, ha fatto un colpo da pallavolo, ma no, Miura, dove stai andando? Attenzione, ancora loro che fanno un po' di tiki-taka. Pallone fuori, alto sopra la testa, meno male. Allora, noi abbiamo a centrocampo, abbiamo Diagu Gurara che passeggia praticamente, signori. Diagu Gurara sta passeggiando, non sa che cosa ci sta facendo lì in campo, non sa perché sta giocando, sa solo che sta passeggiando come assurdo. Guarda, guarda lo zio, guarda lo zio, lo zio, lo zio, lo zio, lo zio Sullivan. Lo zio Sullivan, signori. Che non festeggia però, no? Chiede scusa, chiede scusa, chiede scusa allo zio Sullivan, non si sa perché, forse ha qualche cosa da nascondere, lo zio Sullivan non si sa, ha chiesto scusa così in generale. Va bene, Diagurera, ha fatto l'assist Diagurera, mi rimangio quello che ho detto, Diagurera pascola però ha trovato l'assist vincente, ma Diagurera o Songo? E Songo, scusate, dovrebbe aver fatto l'assist Songo, non li distingo, signore, non li distingo, chiedo scusa. Attenzione a loro che col tiki taka riescono a entrare in aria. Non è fuori gioco. Arrivaci, mamma mia. Son go. Vedi Diagurara che sta pascolando. Diagurara non riesce più a fare manco uno stop. Mamma mia. Mamma mia. Se non sbaglio, dovremmo averlo venduto. Dovremmo averlo venduto. Diagurara. Se non è così, lo caccio io praticamente. Mamma mia. Ragioniere mio, tu sei il nostro futuro. Mi fai sti errori. Mamma mia. Il mio ragioniere, ai ai ai. Attenzione, il nonno Miura è partito. Il nonno Miura, contro tutte le critiche. Contro tutte le critiche, il nonno Miura è entrato in aria. Stoppa la palla, si gira sul sinistro. Bel tiro del nonno Miura. Che nonostante tutto, che è successo?
ammonito, ammonito Ugo Scotto il nostro ragioniere per il fallo di prima. E vabbè, non fa nulla. Ogni tanto una pedatona così volante ci sta, signori. Ogni tanto una pedatona così volante ci sta. Attenzione, il nonno Miura si avvicina sul calcio d'angolo. Si va a prendere il pallone. Passagliela però, se no questa si fa chilometri e chilometri senza. Attenzione, nonno Miura, si è girato. Entra in aria. Tirata dello nonno Miura. Attenzione, ancora cross subito in aria. Diacurera la stoppa. Non si ricorda nemmeno come si tira. Diacurera, però ci ha provato. Attenzione ancora, però siamo noi sul pezzo. Siamo noi sul pezzo, signori. Grandissimo, questa è tanta roba, signori. Questa è tanta roba. Assist del nonno Miura per Ugo Stoccotto, signori. Per il nostro ragioniere, bellissimo. Il no look, guarda col tacco, nonno Miura 2-0, partita chiusa. Prendi e porta a casa. Prendi e porta a casa. Gran tocco di tacco del nonno Miura, che si guadagna un altro anno di contratto. Dobbiamo andare a rinnovare per forza, signori. Tanta roba il nonno Miura. Deve essere il giocatore più vecchio e più inutile. Con le statistiche più basse di tutto il gioco. Attenzione allora con questa imbucata. Spike! Madonna mia! Mamma mia, io l'ho vista dentro, signori. Spike, conoscendo la bravura di Spike, che è pari allo zero, l'ho vista dentro, l'ho vista dentro. Allora, non sto facendo nessuna sostituzione. Siamo al 74esimo. Non sto facendo nessuna sostituzione, signori, perché questi sono i panchinari. Quelli che prendono il campo lo vedono. Ecco, vedi perché non lo vedono mai il campo. Mannaggia loro. L'avevo visto quando ancora la palla c'era il portiere che era fuori gioco, però va bene. Perché non vedranno il campo per qualche altra partita, quindi è meglio farli sfogare tutti adesso. Madonna mia! L'asfaltato praticamente. Però attenzione a loro che ci credono ancora, ma grandissimo Stevens. Salva lui, parla per Kanté. Kanté per Diacurera. Diagora per Miura, Miura che vede il movimento di Scott, il nostro Ugo, il nostro ragioniere, il nostro ragioniere, il nostro ragioniere. Cerca Miura, Miura, signori, il nonno Miura. La dedica non si sa chi, ma trova anche lui il gol col suo ciuffo bianco. Il ciuffo bianco non perdona, il ciuffo bianco non perdona. Grandissimo, Ugo Scott restituisce il favore al nonno Miura che di destro sfonda la palla. Il nostro Oliver Hutton, signori, il nostro Oliver Hutton, sorride pure, dai così. È finita, signori, dopo 3 minuti di recupero, il Morecambe batte il Bradford 3-0 e passiamo il turno di coppa. Stretta di mano fra Papà Maullo e l'allenatore del Bradford, che non so niente chi sia, però va bene. Non interessava passare il turno. Abbiamo giocato con i panchinari, quindi nessuno dovrebbe lamentarsi. Guardatelo lì, il nostro penna bianca. Il nostro penna bianca che non delude mai, signori. Quando gioca lui, il gol lo trova sempre. Grande penna bianca. Ok, signori, noi attualmente siamo primi con 22 partite giocate. Secondo c'è il Doncaster, pure lui con 22 partite giocate. E abbiamo 3 punti di vantaggio su entrambe le squadre, ovvero Doncaster e Hull City. Va bene, abbiamo detto che una la giochiamo e una la simuliamo, signori. Quindi, prossima partita che ci tocca simulare è di precisamente contro quale squadra? Contro chi andiamo a giocare, signori? Chi sono questi? Non riconosco lo stemmino. Vediamo se mi aiuta la tempistica del gioco. Dai, così. Veloce, rapido e indolore. Dai, dai, dai. Allora, giochiamo contro il Gilligan, che è quinto in campionato. Ronaldo ha vinto qualche pallone, non si sa che pallone abbia vinto. E andiamo a sistemare la formazione, perché questa andiamo a simulare. Scusate, mi sono un attimino bloccato. Qui giocano Aladino, direi va bene Aladino. Qui rimettiamo McGree e al centrocampo tornano ovviamente Keynon e Wilding. Dobbiamo vincere, signori. Giardino sulla sinistra, qui gioca Mel Gibson. In difesa tornano Clark Kent e Lavello, solamente che ecco, invertiti. Basella sulla destra. No, gioca Mellor e in porta ritorna Lorey, il nostro piccolo Lori. Va bene, formazione pronta, signori. Simuliamola e incrociamo l'incrociabile. Perché ora con questa nuova tipologia di sistema di video che andiamo a fare rischiamo, perché dico, siamo sempre partiti di campionato, quelli che dobbiamo vincere, che cosa facciamo? Pareggiamo, va bene, va bene, va bene. L'abbiamo pareggiato all'81esimo con Mellor, va bene. Loro allora hanno andato in vantaggio all'80esimo con Wood e la pareggiamo noi all'81esimo, va bene.
Dettagli, dettagli, un punticino che ci portiamo a casa. Vediamo che hanno fatto le nostre dirette avversarie, se manteniamo il primo posto in campionato o se ci hanno recuperato. Allora, il Luton si è portato a 2 punti, il Doncaster è rimasto a 3 punti, all'Hull City è rimasto a 3 punti. Ok, occhio a Luton, occhio all'Atom. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video. Bella raga, ciao!